Mari, c'è un ostaggio. Hai chiamato a tutte pare. La figlia, fiammetta, non c'è. Io non so a cui chiamare. A cui chiamare, c'è? I parenti l'hai chiamato tutti e fiammetta non l'ha visto nulla. Hai chiamato magari Ozzo non ne sanno niente. Niente, la calabbia cane non l'ha visto. Non so più a cui chiamare. Chi posso chiamare? A Saro. L'unica persona che posso chiamare è Saro. Saro Pirito, no? Quando si chiama? Saro Pirito. È lontano, no? Perciò. Ma risponde. Irraggiungibile. Lo saccio io. Sta come sta correndo con la macchina, per forza è irraggiungibile. Ci riproviamo. Ma la fiammetta non arriva. Pronto. Saro, io sogno. Come Saro vuoi? Tu? Saro Pirito. Non sei tu Saro Pirito? E allora perché io sogno crocifissa sogno. E non lo sai perché ti sei, lo sai, appunto, fiammetta. Fiammetta, gioia, che se io non è tornato, non ne sappiamo niente, tutti stiamo ciccando. Aspetta che sento feto, un momento. Capace che è arre la porta. Come? Ah, tu sei carrere? No, fiammetta. Ma che si sta munito? Ma come ci porta a carrere? Va bene, allora ti rapo subito se sei carrere. Avanti. Topoliao. Ciao. Meno male che venisse. Va vado, sembra elegante, eh? A chi ti sembra da boutique? Notizie di fiamma? Sì. No, notizie di tutto paese in allarme. Sì, certo. Un saccio. Ma scusate, non insegno io. E morisce a mia, allora perché ti chiamai? Io di te volevo notizie. Ma c'è mia che feto, Saro, mancia mia, ma dove si sta a doccia? Certo che mi fece, e mi fece, mi mise magari un deodorante, quello di Dolce e Galbani. E questa lì andava a bottiglietta che si è chiesto un ore e motto, da Inter. Che cosa si sta? Dai, lo dici? S'ha visto fiamme? No, non s'ha visto niente. Fiamme. Hai cercato da tutto il paese? E io hai telefonato a tutti. Hai tagliato tutti i cassonetti della munizia. Ma come puoi pensare che è in un cassonetto una munizia? Non c'è un altro. Ma perché può essere che sei stanca, che capo la tassare, che riposa, qualcuno lì, ci pare buttuno di munizia, ti crea fino a cassonetto. Non c'è, non c'è una munizia. Bello, certo, sto fietto. E vedo, dai. Sale. Sono finito, può cai. Cai, Saro. Io sto mi chiamavo così fissa. Ai. Niente, ma bamba. Come da bamba? Maria come la brucia ogni papola tanta. Ma unni? Che l'hai unghiata, Maria? Ma che unghiata? Sotta. Sì, tu. Ma che capressione? Sì. Ma di chi? Piantare vera. Sì, però il cane da caccia è fatto apposta per questo, ci fece muciauriare la cosetta da signorina e svenivo. Un cane, svenivo. No, perché giustamente suo cugino Appio, che è un amante di suo simile animale, come visto è svenuto, ci fece la respirazione bocca a bocca e rinvenivo. Che schifo! Ai, piatto, vero? No, pugana, maledo, sì. Comunque, una cosa l'abbiamo scoperta, che la signorina non è uscita fuori da paese. Perché come si va fuori da paesi? Feto non c'è più, questo vuol dire che non esce più. Ora, se fesse uscita... Se fosse uscita fuori da paese, ci sarebbe la scia. Giusto, bravo. Invece appena messi fuori dal paese, se la scia non ci fosse. Non ci sarebbe. Quindi vuol dire cartone.
tu cosa voglio comune, hai notizie, dimmi qualche cosa. Io non faccio niente. Ma Galisterio, ma chi c'ha? Qui c'è lavoro comune, chi da lì sappiamo comune, chi cazzo si fa c'entra? Certo, perché tu non hai visto mai impiegato nuovo comune che sta rodando il suo posto di lavoro. No, chi sta sempre per i piedi, questo che ha girato il paese non l'ha visto. Infatti non c'è un comune, perché se un travaglio che ha ricercato più stai? Un lavoro ha vinto, tutto questo lo trasero al comune. Perché è perché il meno pericoloso, no, non si è saputo mai che l'impiegato del comune ha avuto qualche incidente sul lavoro, mai. Poi la famiglia stanno uscendo, non dice più su donna fa un'altra volta, siamo ci misero l'otti vitro, e allora ci ha regalato una bella palla pazza, tanda, e io sa, aspettavo su pratin. Così quando tu si fai parole crociate, e per di sempre, e si mangiano, e sta passando, ti fatto ora chiamo un gino un lì un lao. E questo fa sempre tutte, cadere sta così. E poi guarda, basta, perché Ida non ti ha venduto, perciò basta, io vado a dire una cosa, è giunto il momento che seppia. Giunto il momento che seppia questo segreto, insomma lo segreto. Sì, che mattinaglia il cuoro. Ma cazzo, ma siete una piccina di Ida a fare in declamazione, a parlare, avanti, vediamoci tutti. Parla questo grande filosofo, parla mica là. Ma che vuoi? Io ma fai il tetto tu muore, stato, non ci può stare. Ma andare tu se ci mette! E mi sono fatto la doccia e mi sono messo pure il deodorante, quello di sotto i gambani. Bestia! Gambani è un formaggio! Sì, che ti metto, un formaggio non t'ascita! Sì, Gatto Cavalli è un altro formaggio, Roberto Cavalli è un altro... E poi comunque fai sempre il tetto, magari catalano in calato. Ma sigla! Capite chi ti sento? E come la una parte? Mi trovavo andata a discarica. Perché era tutto circondato di scia. Troppo, signor Littero, troppo scia, troppo scia. A discarica da muro. Da discarica da muro. A un certo punto nella discarica ho guardato, non ci vedevo tanto bene, però... Non ci vedeva bene. Ho visto una macchia nera che si muoveva. A mezzo asfaltatore. In mezzo asfaltatore una macchia nera che si muoveva. A un certo punto ho pensato, ma che cosa sarà? Ma che cosa sarà? E possibilmente può essere un topo nero gigante. Un topo nero gigante. Non era un topo nero. Non era un topo nero. Allora sì, che cosa può essere? Possibilmente sarà un nano nero gigante. Un nano nero gigante. Non era un nano nero. Ah sì, allora sarà un gigante nano. Nero. Nero. Manguito. Non era. La bratta colava gigante. Non era, signore, tutti gli animali ho guardato niente. Mi sono avvicinato. Sì. Tanti ando, perché mi scandavo un po'. Sì, che animale è? Sì, ma che cacca animale sarà? Che cosa può essere? Sì. Ho aspetto un po' che stacco nero che c'era e mi scivo. Veramente non l'ho vista, l'ho sentita, signorina. Mi ha detto proprio una frase che è fiamma, fiamma. Ma che scivo? Subito. Che ti disse? Che ci fai da poco? Perisce. Subito, appena mi ha visto, che fiamma, fiamma. Lui, lei, appena mi ha visto, è scappato perché è sghicciata. Sì. Io ci sono andato a pezzo per tutte le pezze, sono sì. A un certo punto, secondo la scia, sono arrivato qua e allora sarà qua, fiamma. No, guarda, io, questo senso faccio il video. È uguale, preciso. Oh, niente!